Salve a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi ragazzi vi porto nel fantastico mondo di Ark. Non lo so che cosa faremo ragazzi, anche perché dopo 1051 ore fatte è inutile anche spiegare i vari procedimenti, come si fa una casa, eccetera, eccetera. Vi farò vedere il gioco in generale. Quindi vi raccomando ragazzi, allacciate le cinture e buon viaggio. Ok ragazzi, io cercherò di insediarmi in Ark Creation Italia Cluster PvP Island per 8. Perché non ho voglia di perdere tempo nel fare gli animali, eccetera, eccetera. Quindi voglio un pochettino più di velocità. E ho trovato questo server qui. E adesso andremo lì. Per chiunque voglia comunque partecipare e giocare insieme a me ad Ark o ad altri giochi, ragazzi, siamo sempre qui disponibili di giocare insieme anche con i nostri iscritti, per chi ce l'abbia, oppure per i nuovi che vedranno i video, oppure se vi va ditemi un server dove voi giocate e magari possiamo giocare insieme, ci uniremo insieme per fare tante belle partite, insomma. Comunque, startiamo questa partita in multiplayer. Ok, abbiamo creato il nostro personaggio, adesso siamo entrati in game e ci guarderemo un attimo attorno. Ok, dovremmo essere a sud. Qua già ci hanno costruito e noi ce ne andiamo. Oh mio Dio, quello ragazzi io non l'avevo mai visto. È enorme. Vedo molti cambiamenti in questo gioco, eh. Allora, intanto allontaniamoci da qui, che comunque qui non si può costruire perché ci hanno già costruito. Mamma, mi sembrava un T-Rex, ma quello è enorme, gigantesco, eh. Che vuoi, amico? Dai, non ti ho fatto niente di male, su. Non mi scappava. Via, corri per boschi. In questo gioco mi sono chiamato Jon Snow. Quello è un altro animale che io non conosco, ragazzi. E io penso che quello sia un carnivoro. Ma dobbiamo testarlo se è un carnivoro. Bah, non mi ha cagato di striscio. Allora, c'avevo i denti aguzzi, sembrava un carnivoro. Comunque è cambiato tantissimo il gioco, tanto, tanto, tanto. Ok, ragazzi, ci hanno invitati ad unirci ad una tribù che noi accettiamo. Ok, lui ha costruito il camino. Figo. Non avevo visto il camino. Si può accendere, spegnere. Allora, noi dobbiamo. Oh, hanno cambiato anche il menu, ragazzi. Questo non lo sapevo che avevano cambiato il menu. Figo. Figo, figo. È proprio figo. Ok, abbiamo scoperto come praticamente qui ci sta inventario, qui ci sta creazione. Abbiamo scoperto come creare gli oggetti. Abbiamo creato il primo oggetto che è questo. Che indossiamo con doppio clic naturalmente. Allora, una cosa è sicura. Qui arrivano un bordello di punti. Io metto, continuo a mettere in velocità perché mi piace. Punti engramme sempre tantissimi. Allora, continuiamo a ricercare quello che ci potrebbe servire. La borraccia dell'acqua è buona, la fionda è buona. La polvere periche è buona, anche la torcia di piedistallo è buona, il letto è buono, i vestiti tutti, la siringa non me ne frega attualmente, ok, per il resto va bene così, mi serve selce. Ok, farmiamoci un po' di selce ragazzi. Ok, dopo aver farmato un po' di pietre e selce andiamo dentro perché oltre ad essere stanchi, incominciamo a avere sia fame e sia ad essere abbastanza pesanti. Dobbiamo per forza andare a scaricare la roba. Come dice il nostro amico qui di fianco, ragazzi, vi raccomando, iscrivetevi al canale di Demon Frack Typhon. Continuiamo a lavorare. Si è rotta. Anche questo gioco, ragazzi, è un farming totale. Però, essendo che è per 8 il server, magari diventa più facile e più divertente. Nonostante tutto che è più veloce, sembra che si faccia un botto di materiale. Ho fatto un altro livello. Vediamo.
All'inizio, ragazzi, è tutta una questione di livelli, insomma. Allora, aumentiamo il peso perché secondo me aumentare il peso potrebbe giovarci. Poi vediamo che cosa abbiamo sbloccato. La scala in legno, quella è bella, mi piace. All'inizio sto gioco è tutto un apprendi apprendi. Allora, i tubi dell'acqua ci potrebbero incominciare a servire per portare l'acqua dentro casa. E potrebbe essere una bella cosa. Allora, scala di corda, che cos'è questo? La prode, qua per piantare le piante, prendi. Lo scudo di legno no, attualmente non ci serve. Vediamo se abbiamo sbloccato. Sella per il fogno, no. Sella per il palasauro, fa schifo cazzo pure quella. Questa che cos'è? Il manichino che non serve a niente. Ok, per il momento dovrebbe andare bene così. Allora, no, facciamo così, che mi dà più pietra. Cioè, un altro livello ho fatto. Allora, intanto piazziamo questo e questo. Mettiamo il 5, ragazzi, lo piazziamo qui dove c'è l'acqua. Così. Poi me ne serve uno rialzato, che mi sa che ancora non posso fare, però sto morendo di fame. Vediamo se me l'ha sbloccato adesso. No, ancora non lo posso fare, ma perché a livello 15 forse. Allora, intanto andiamo a mangiare perché sto morendo di fame. Ok, allora. Il tubo dell'acqua ci sta, ma a me mi servono i livelli. Ok, ragazzi, dopo aver stordito stiamo per prendere un Dilophosaur di livello 20. Come potete vedere, due morsi ha dato e sta già a una buona percentuale, quindi comunque il server è abbastanza veloce. Noi intanto continuiamo a raccogliere le bacche, perché comunque ancora sto morendo di fame. Ok, visto? Abbiamo addomesticato il Dilophosauro, come c'è scritto dalla scritta. Lui sicuramente gli darà un nome, quello che vuole, insomma, a me non è che interessa tanto il nome. Per oggi il nostro video finisce qui. Noi ci rivediamo alla prossima. Vi raccomando, se volete sostenermi, iscrivetevi. Spolliciate se vi è piaciuto il video e commentate sempre, ragazzi. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao, io!